Anticipazioni è arrivata la felicità 2, non è decima puntata, Angelica delusa. Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la fiction È arrivata la felicità 2 che come ben saprete è stata sospesa dal prime time dopo gli ascolti decisamente deludenti che aveva registrato nel corso delle prime settimane di programmazione. Complice la media inferiore ai 3 milioni di spettatori in casa Rai hanno scelto di sospendere la serie TC con Claudia Pandolfi in prime time per continuare a trasmetterla di domenica pomeriggio. Ascolti ancora molto bassi per È arrivata la felicità 2 su Rai 1 da un paio di settimane, infatti, le nuove puntate di È arrivata la felicità 2 stanno andando in onda nel daytime della domenica pomeriggio, subito dopo l'appuntamento con Domenica In. Anche in questo caso, però, gli ascolti non sono migliorati, anzi la serie TV ha perso ulteriormente spettatori rispetto al prime time, fermandosi ad una media di 1,5 milioni di spettatori con uno share che non va oltre il 10-11, surclassata dagli ascolti della domenica live di Barbara D'Urso che nella stessa fascia oraria arriva al 22 di share. Nonostante gli ascolti bassi, possiamo svelarvi che la fiction terminerà la sua messa in onda di questa seconda stagione sempre di domenica pomeriggio. La prossima settimana, precisamente l'8 aprile, andrà in onda su Rai 1 la nona puntata della serie, cosa succederà in questi nuovi episodi e quali saranno i colpi di scena che vedremo in onda? Spoiler: È arrivata la felicità 2, trama nona e decima puntata. Le anticipazioni sulla nona e decima puntata di È arrivata la felicità 2 in onda l'8 e il 15 aprile in prima visione su Rai 1 rivelano che Angelica, dopo un lungo periodo trascorso all'interno del reparto di oncologia dove è stata ricoverata, potrà finalmente tornare a casa dove verrà accolta dai suoi figli e dal suo Orlando. Tuttavia quest'ultimo ferirà la donna nel momento in cui pronuncerà la frase "Noi ce la caviamo bene anche senza di te", che ovviamente non piacerà per niente ad Angelica, che in questo momento avrebbe bisogno di maggiore affetto e sostegno. Le anticipazioni sulla fiction di Rai 1, però, rivelano che Orlando si renderà ben presto conto di aver commesso una figuraccia nei confronti di Angelica e così per farsi perdonare fingerà un'influenza che lo porterà a stare per qualche giorno lontano da casa per evitare che la donna possa contrarre qualche microbo. In questo modo, quindi, Angelica dovrà rimboccarsi le maniche e prendere in mano le redini della sua famiglia.